Ecco, allora buon pomeriggio a tutti. E siamo qui oggi per la seconda parte dell'argomento che si intitola Maschio e femmina li creò. La prima parte l'abbiamo trattata il mese scorso, il 21 aprile scorso, e mi pare di aver visto che è già online sulla Regina dell'Amore Web TV. Vi rimando ad essa in maniera tale che possiate avere poi un quadro completo per chi non ci fosse stato e anche coerente con quanto esporrò in questa seconda parte. E la volta scorsa in sintesi ho spiegato un attimo quella che è non solo l'origine dell'uomo e della donna, dell'essere umano, ma anche la costituzione dell'uomo e della donna, spirito, anima e corpo. E sono state tra le varie cose anche descritte le varie funzioni di ogni parte dell'essere umano, quindi dello spirito, dell'anima e del corpo. E oggi, come avevo anche anticipato, comincerò con il trattare quelle che sono le funzioni educative che in primis i genitori hanno nei confronti dei loro figli, e nel farlo comincerò con il prendere spunto da una monografia che ha scritto a suo tempo Don Giuseppe Tomaselli, sacerdote salesiano ed esorcista, figlio spirituale di Padre Pio e morto concetto di santità. Allora, partiamo subito dalla premessa che la funzione di educare i figli in primis è prerogativa dei genitori. Dopo vedremo anche quali sono i riferimenti a livello di Magistero della Chiesa rispetto a questo. Attualmente, e già da un po' di tempo, siamo nel pieno di un'emergenza educativa e dobbiamo anche renderci conto come genitori che noi dovremo alla fine rispondere delle nostre eventuali omissioni dal punto di vista educativo e informativo nei confronti dei nostri figli. Delle volte, infatti, potremmo non averli istruiti per pigrizia oppure per egoismo, perché abbiamo preferito dare la priorità ad altre attività, ma non a quella di formarli da un punto di vista cristiano. E speriamo ovviamente anche che non si verifichi il fatto che poi magari i nostri figli hanno commesso degli errori o dei peccati anche importanti a causa del fatto che erano all'oscuro di certe verità bibliche che magari noi sapevamo e che però non gli abbiamo trasmesso adeguatamente. E quindi sono state magari la fonte di uno o più errori anche importanti che loro hanno fatto. Ora, quando Don Tomaselli comincia a passare in rassegna i principali compiti educativi dei genitori, comincia dall'inizio, quindi comincia dal battesimo dei figli, cioè quando i figli nascono, sono dono di Dio. Il primo compito di un genitore è quello di fare battezzare i propri figli. Lui specifica, a suo parere, entro massimo un mese dalla nascita, altrimenti a suo parere si incorre già in un peccato mortale. Ora, rispetto a questo, io volevo fare solo una breve sottolineatura. Cioè, volevo evidenziare come ci sono dei genitori che delle volte, in maniera anche molto fiera e orgogliosa, dicono: io non ho voluto prendere posizione nei confronti del battesimo di mio figlio o di mia figlia, perché preferisco rimanere al di sopra delle parti, lasciarlo libero, quando sarà grande deciderà lui, deciderà lei. E credono in questa maniera di essere stati neutrali. Ecco, questa è una menzogna. Perché noi sappiamo che di fronte alla possibilità di battezzare o non battezzare, appunto, ci sono due scelte possibili: o faccio battezzare mio figlio o non lo faccio battezzare. Nell'uno o nell'altro caso, io comunque ho fatto una scelta, che sia quella di battezzarlo o non battezzarlo, comunque io ho deciso per lui o per lei. Quindi in ogni caso io la scelta l'ho fatta. Quindi il fatto di dire non lo battezzo non è un rimanere al di sopra delle parti, ma ha significato comunque prendere una posizione al posto del figlio, per il figlio, per conto del figlio, in nome del figlio. Quindi non è una posizione di neutralità, ma una posizione in cui hai comunque deciso di fare qualcosa. Allo stesso modo in cui, facendolo battezzare, hai deciso appunto di farlo battezzare. Un'altra cosa molto importante, ovviamente per i bimbi, soprattutto durante la fase della prima e della seconda infanzia in particolare, è di dare loro un buon accudimento, in maniera tale che si crei un buon attaccamento
con i genitori, in primis con la mamma, e già la volta scorsa abbiamo visto, tramite anche sperimentazioni che sono state fatte da psicoterapeuti, psicoanalisti ancora del 1900, quali sono le conseguenze anche devastanti che possono avere le carenze affettive, soprattutto nei primissimi anni, addirittura all'interno del primo anno di vita. Ecco, cito in particolare l'esperimento di René Spitz. Allora, i genitori cosa devono essere fondamentalmente e in primis? Essere delle guide e quindi, tra virgolette, degli amministratori dei propri figli, non dei padroni autoritari della libertà dei propri figli. Perché? Perché abbiamo già detto anche la volta scorsa che i figli sono dono di Dio, che i figli come noi appartengono a Dio, cioè sono proprietà di Dio, e noi al massimo possiamo custodirli, gestirli e amministrarli facendo gli interessi di Dio. Almeno questo è quello che Dio ci chiede. Quindi dobbiamo custodirli sapientemente, vigilare su di essi, sulla loro vita, in tutte le varie sfaccettature che poi vedremo. Il fatto di accudirli bene ha degli effetti che sono positivi, non soltanto a livello psicologico, come già intuitivo immaginare, ma anche a livello organico. Se noi andiamo a fare delle sperimentazioni su coppie, per esempio, di gemelli che sono nati appunto dagli stessi genitori, però è successo che poi magari la mamma o il papà li hanno abbandonati o sono morti. Uno è finito in un orfanotrofio, uno dei due, l'altro invece è stato accudito da una famiglia che li ha presi in affido o in custodia in maniera amorevole, per ipotesi. Ecco, se noi andiamo a monitorare nel corso degli anni, fino addirittura all'adolescenza, alla prima giovinezza, eccetera, l'andamento e il decorso della vita di queste persone, anche facendo degli esami di neuroimaging, andiamo a vedere che lo sviluppo, per esempio, del cervello si può chiaramente evidenziare diverso tra un gemello e l'altro, perché quello che ha avuto l'accudimento ottimale, io non ho qui le immagini, ma potreste vedere che ha tutti i neuroni, cioè le cellule cerebrali, ben arborizzate, rigogliose, numerose, che crescono bene, ecco, detto in parole molto povere. Mentre invece la stessa cosa non si può dire del fratello gemello che magari ha subito delle carenze, oppure che è stato oggetto magari di aggressività, di violenza, di deficit di affetto, eccetera. Quindi lo si vede proprio a livello neuroanatomico funzionale, ecco. E questo perché? Perché qualunque evento di vita, positivo o negativo, e a qualunque età della vita di una persona, quindi mi riferisco non soltanto alle prime fasi della vita, ma anche se si trattasse di persone anziane, ha sempre delle conseguenze a livello epigenetico. Cosa vuol dire? Non che ti va a cambiare i geni, ma che ti può andare ad attivare o a disattivare i geni che tu hai già. Quindi se un certo gene doveva funzionare bene, essere attivo, può essere che uno stress cronico, un evento negativo, stressante della vita, come anche la mancanza di affetto, per esempio, la mancanza di accudimento, vada a disattivarti quel gene, quando invece era opportuno che fosse attivo, o viceversa. Il risultato poi macroscopico, cioè quello che vedo in maniera evidente, sarà che, per esempio, una persona può sviluppare dei disturbi o anche ammalarsi, anche seriamente, per esempio uno stress cronico, poi dopo può esitare in alterazioni epigenetiche che potrebbero portarmi, per esempio, a malattie autoimmuni o anche al cancro. E invece altre persone hanno parimenti delle variazioni epigenetiche positive, cioè che poi si traducono in benessere, ecco, per dirlo in senso lato, a livello psichico e fisico anche, proprio fisico, organico. Ecco, quindi il fatto di vivere in maniera serena oppure in una maniera stressata comporta, e questo ormai è dimostrato da almeno 20-25 anni in maniera inconfutabile, delle conseguenze a livello di tutto l'organismo. Ecco, allo stesso modo in cui, lo dico per inciso una piccola parentesi, una persona depressa, no? Si dice, ma questo, siccome è depressa, è una cosa che riguarda la psicologia o la psichiatria. In realtà la depressione è stato già dimostrato sempre da 20-25 anni che è una malattia sistemica, cioè che riguarda tutta la persona,
con numerose alterazioni che si ripetono, quindi sono sempre le stesse come caratteristiche di base, a livello di vari organi ed apparati, quindi parliamo di cose fisiche, e che hanno come manifestazione evidente, come epifenomeno, i classici sintomi della depressione, quindi l'abbattimento, la tristezza, la bulia, l'anedonia, eccetera, eccetera, eccetera. Però questi sono i fenomeni visibili macroscopicamente a livello psichico, però a livello fisico pochi dicono che se tu hai una depressione, per esempio, cronica, importante, non la diagnostichi e non la curi nel corso del tempo, hai una percentuale di rischio di andare incontro a infarti, ictus e diabete molto più alta rispetto alla popolazione generale, che è uguale in tutto e per tutto per te, tranne il fatto che non è depressa. Ecco, queste cose tante volte non vengono dette, però sono delle realtà, quindi ci si ammala proprio anche fisicamente. Allora, compito dei genitori qual è? Quello di dare innanzitutto il buon esempio. Abbiamo detto anche la volta scorsa che quello che i figli osservano grida alle loro orecchie più di quello che i genitori dicono. Quindi ai figli sta molto a cuore la coerenza tra quello che il papà o la mamma dicono e come loro si comportano, altrimenti è come parlare in vano, a vuoto, perché loro sono molto sensibili all'ipocrisia. Quali devono essere i modelli educativi familiari per noi? Beh, come cristiani cattolici, la Sacra Famiglia, quindi come padri dovremmo prendere ispirazione da San Giuseppe, e quindi quali sono le principali virtù di San Giuseppe? L'umiltà, la purezza, la pazienza, la generosità, la carità, la preghiera, la spiritualità. E come madre, ovviamente, Maria Santissima, non c'è dubbio, questa ce l'ha affidata direttamente Gesù sulla croce, e lei poi le virtù le ha tutte per grazia divina, concentrate in se stessa, perché è la piena di Spirito Santo. Parlando di funzioni educative o di doveri da parte dei genitori, e tornando sempre al nostro caro Don Giuseppe Tomaselli, lui è partito col battesimo, ma poi dice: confessione, prima comunione e cresima, cercate di farli fare il prima possibile. Addirittura lui parlava di circa 7 anni di età, a patto che la persona sia adeguatamente sviluppato dal punto di vista cognitivo, insomma, ecco, quindi deve avere un minimo di conoscenze e capire che cosa sta andando a fare. Però se questo succede, 7 anni, questo lo disse anche più di un secolo fa San Pio X, potrebbero essere l'età anche già per l'amministrazione della Santa Cresima, per esempio, che avrebbe senso somministrare dopo il battesimo, perché è la conferma che il bimbo, la bimba o il ragazzino vuole seguire Gesù Cristo nella sua vita, e poi subito dopo confessione e comunione. Questo prima, come dice Don Giuseppe, che il demonio entri nel cuore dei piccoli, facciamo entrare Gesù. Quindi facciamo entrare Gesù prima che l'altro metta lui, le sue mani nel cuore dei bimbi. La confessione poi bisognerà spiegare non solo in che cosa consiste, ma anche ad abituare i figli a farla con una certa frequenza. Ovviamente potrebbe essere una buona norma una volta alla settimana, perché comunque anche i peccati veniali pesano, e comunque ogni volta che serve. E aggiungo, recandosi anche dal confessore giusto, quindi un confessore che verosimilmente e possibilmente sia retto anche nel dare i consigli e nel valutare ciò che è peccato, chiamandolo con questo nome. Lo dico perché purtroppo al giorno d'oggi, a mio parere, non è così scontato, e credo che Satana sia entrato anche dentro i confessionali. Ecco, poi si dovrà ovviamente presentare al proprio bambino, alla propria bambina, Dio quale padre buono, Maria Santissima quale madre buona, e bisognerà aiutarli a vivere alla presenza del Signore e del proprio angelo custode, dal momento che poi l'angelo custode comunque ce lo ritroveremo sia in purgatorio che in paradiso, e rimarrà sempre con noi, quindi alla fine è veramente il nostro migliore amico che il Signore ci ha affidato. Però dirglielo e farglielo capire fin da piccoli è veramente fondamentale, perché, come diceva il venerabile Fulton Sheen, vescovo Fulton Sheen, il Signore ha fatto in modo che nella fascia, nella fase della vita più precoce, in generale i primi 12 anni di vita, nei bambini ci sia un animo che è ancora molto duttile e malleabile, e lo ha fatto apposta proprio perché i genitori potessero, ovviamente quelli retti secondo il Signore, trovare un terreno fertile dove seminare proprio in quegli anni lì le verità bibliche, quindi quello che Dio vuole, quello che Dio desidera, qual è che è la volontà di Dio, quelle che sono appunto le verità del Vangelo, il tutto spiegato poi dal Catechismo della Chiesa Cattolica. E quindi il terreno in quella fascia di età lì è ancora molto molto malleabile, quindi lo ha fatto apposta proprio perché potessero
entrare questi germi con facilità nel figlio. È chiaro che la cosa può essere usata malamente, anche però al contrario, per seminare cose brutte nei bambini in quell'età lì. Tanto che Gesù dice: guai a chi lo fa, perché sarebbe meglio per lui mettersi una macina al collo e gettarsi nel mare. Attenzione. Poi bisogna quindi insegnare a coltivare ai piccoli il sentimento religioso, trasmettergli la fede e stimolarli ad uno stile di vita santo. Santo dal termine latino sanctus vuol dire separato, cioè diverso rispetto a quello che fa il mondo. Il mondo va secondo il mainstream, però va alla perdizione. La persona che vive sancta, separata, è una persona che deve ovviamente cominciare a agire, muoversi, pensare, parlare, eccetera, contrapponendosi al mondo. E quindi fare conoscere le sacre scritture, per esempio, precocemente o quanto prima, catechismo della Chiesa Cattolica, le nozioni fondamentali che possono essere comprese ad età ancora relativamente basse, raccontare anche le proprie esperienze personali, per loro può essere molto arricchente, e poi utilizzare, previa scelta dei genitori fatta in maniera oculata, DVD o libretti che narrano di episodi o di personaggi biblici sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Ci sono alcuni che sono fatti molto bene e che potrebbero essere molto utili in tal senso. Poi sarebbe bello e utile, come Don Giuseppe sottolinea, istruire i bambini circa l'importanza dell'osservanza del riposo festivo, che ovviamente è stato proprio calpestato negli ultimi decenni. Gente che va a fare shopping, gente che lavora come niente fosse. In realtà, per Dio, il giorno, per noi la domenica, il giorno festivo, è un giorno che deve essere dedicato al riposo, alla preghiera, alla spiritualità e comunque al fatto di non lavorare, perché altrimenti è una mancanza di rispetto nei confronti di Dio, molto di più di quello che noi possiamo immaginarci. Aiutare i bambini pregando con loro innanzitutto con le preghiere del mattino e della sera, e poi ovviamente il meglio del meglio sarebbe pregare il Santo Rosario in famiglia tutte le sere insieme a fine giornata. Insegnargli la frequenza regolare alla Santa Messa e ai sacramenti. Santa Messa ovviamente come precetto festivo, però Santa Messa che, se uno ha la possibilità, sarebbe bene parteciparvi anche durante i giorni feriali. Anche i giorni in cui si deve osservare l'astinenza e il digiuno, e spiegare per le poveri in cosa consiste, l'importanza delle opere di carità e di elemosina, facendole fare a loro, perché cominciando a farle si impratichiscono, e quindi è un buon inizio per poi continuare anche in età adulta. E per esempio anche citargli, come ho fatto la volta scorsa, tutte quelle benedizioni che il Signore promette in Malachia 3:10 con la decima, la promessa legata alla decima di cui ho accennato, se non sbaglio, la volta scorsa. Far imparare l'importanza della benedizione dei cibi e del fatto che il cibo non va sprecato, cercando di dare il cibo avanzato piuttosto che agli animali, se possibile ad una persona povera, quindi ad un vivente, ad un cristiano, insomma, ecco, piuttosto che all'animale, se proprio poi dopo non c'è l'occasione, un altro discorso, però privilegiando sempre l'essere umano rispetto all'animale. E poi anche fare capire l'importanza di quella che è la fase terminale della vita, quindi spiegargli anche i sacramenti dell'estremunzione, o il sacramento dell'olio santo, che non è solo al termine della vita che si può amministrare, ma che in particolare sono importanti soprattutto quando c'è un congiunto magari che sta per trapassare, ecco, per morire. E fare capire al bambino fin da subito che la morte è solo un passaggio da una vita a un'altra, da una dimensione a un'altra, e quindi questo lo aiuterà a rendersi conto fin dall'inizio che un conto è avere un sacrosanto e legittimo dolore per la perdita, per il lutto di una persona amata, un'altra cosa è avere la disperazione. La persona pagana che non crede o agnostica è disperata perché ritiene che non vedrà mai più il suo congiunto, cosa che invece, cristianamente parlando, non ci tocca minimamente, perché Gesù e comunque tutta la Bibbia, i Vangeli, eccetera, ci garantiscono che l'aldilà c'è e che noi ci rivedremo con quella persona, salvo non finire in regni
che sono diversi tra di loro. Però alla fine, se ci si salva, ci si vedrà comunque tutti. Ecco, quindi la volta scorsa ho sottolineato il fatto che l'unico investimento che è per l'eternità e che tra virgolette ci porteremo dietro per sempre è quello rappresentato dai figli, perché tutto il resto di materiale, di soldi, di cose, di oggetti rimarranno qua, non ce li porteremo dietro, ma i figli che sono stati concepiti, non dico neanche venuti alla luce, concepiti, sono figli che esisteranno per sempre e ovviamente ci si augura che possano andare poi nel regno giusto in modo tale da poterli rivedere. Però è un investimento per l'eternità, perché non finisce più, esisterà per sempre come noi. Ecco, e teniamo anche presente che, sempre cristianamente parlando, c'è una promessa molto bella in Atti degli Apostoli 16:31, in cui è testualmente scritto: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Quindi se c'è anche un solo membro all'interno di una famiglia che è sinceramente convertito al Signore, quella persona deve sapere, in base a questa promessa che è biblica, quindi vera, che se lui o lei persevererà, può essere il papà, la mamma, anche il figlio, la figlia, eccetera, tutti i membri della famiglia, tramite lui o lei, verranno, forse anche in fin di vita, salvati dal Signore. Quindi ne basta uno, che però persevera e rettamente, per salvarli tramite lui tutti. Il Signore lo promette, è una verità biblica, ripeto, non è una cosa che ci inventiamo noi. Ecco, poi perché è necessario educare i figli già dall'infanzia, dalla prima infanzia? Perché, come è scritto sempre nella Bibbia, soprattutto Antico Testamento, la cattiva tendenza si manifesta fin da subito nei bambini, che nascono tendenzialmente con un animo che è incline al male. Ecco, quindi non è vero che noi nasciamo con un animo buono, ma l'animo ovviamente nasce con delle ferite, delle storture che sono le conseguenze del peccato originale di Adamo ed Eva, e che quindi ci rendono inclini all'egoismo, al ripiegamento su noi stessi, all'orgoglio, alla superbia, ecco, tutte queste fragilità, queste carnalità contro le quali poi dopo in un qualche modo dovremo combattere tutta la vita. È importante fin da piccoli, ecco, proprio per educarli, non consentire loro ogni capriccio. È altresì deplorevole però essere eccessivamente rigorosi nell'educazione, nel senso che normalmente si possono dare delle punizioni proporzionate, però soltanto in casi estremi, eventualmente, come scrive la Bibbia, si può utilizzare la verga. La verga praticamente era diciamo un'asta sottile, ecco, che veniva utilizzata per, tra virgolette, in un qualche modo sculacciare, passatemi il termine, fisicamente i figli. Ovviamente se fosse necessario, ma come estrema ratio, lo si potrebbe anche fare, badando però di farlo su parti del corpo in cui questi colpi possono essere attutiti, di solito le natiche, ecco, perché sono diciamo più protette, ecco, e comunque senza mai arrivare a fare cose tipo procurare tagli, ferite, ematomi, niente di tutto ciò. E perché si dice nella Bibbia di utilizzare la verga e non direttamente la mano, per esempio? Perché io posso sculacciare anche usando la mano. La verga viene consigliata perché si vuole che la mano, che serve anche per prendere per mano, accarezzare, abbracciare, eccetera, se la usi per quello, la usi solo per quello. Cioè non dovrebbe essere una cosa utilizzata per fare entrambe le cose possibilmente, ma dovrebbe essere un oggetto intermedio tra me e il bimbo, ma non qualcosa che viene direttamente da me, che fa parte di me, e non qualcosa che poi magari un altro giorno può essere un mezzo per trasmettere affetto, che deve essere utilizzato invece per la correzione in circostanze, appunto, come si diceva, straordinarie. Bisogna essere molto attenti, oculati, altrimenti se viene utilizzato questo sistema in maniera routinaria, indiscriminata, non faremo altro che creare poi dei futuri giovani adulti ribelli, minacciosi, facilmente irritabili, aggressivi, frustrati, e che avranno a loro volta con il loro prossimo problemi di discontrollo degli impulsi, perché poi queste cose si trasmettono a livello intergenerazionale molto spesso. Ecco, un'altra cosa molto importante è quella di cercare sempre di incoraggiare i propri figli. Ecco, l'abbiamo sottolineato anche la volta scorsa, non esasperarli,
ma cercare sempre in maniera positiva di incoraggiarli, di sottolineare magari le qualità, i doni, i talenti che Dio gli ha dato. E soprattutto evitare con la lingua di utilizzare nomi offensivi, nomignoli, etichette, perché poi queste cose si pagheranno caramente durante la preadolescenza, l'adolescenza e la gioventù, in termini di scarsa autostima o anche di disagi psichici, disturbi del comportamento alimentare, disturbi di personalità, depressione, eccetera, eccetera. E un altro aspetto sul quale si è raccomandato molto Don Giuseppe Tomaselli è quello, ovviamente, di non usare mai parole, linguaggio triviali, osceni o indecenti e tantomeno bestemmie alla presenza dei propri figli, cose che possono succedere magari in casa quando magari un genitore è adirato, in preda all'ira, e sappiamo che la bestemmia di per sé, e questo vale per tutti, attira maledizioni sulla famiglia, oppure quando si portano i figli in situazioni sociali in cui possono essere esposti a bestemmie. Per esempio, porta il bambino a vedere una partitella di calcio di alcuni suoi coetanei, peccato che in tribuna ci siano i genitori di quei bambini che sono i primi a urlare, offendere e bestemmiare. Queste cose che il bambino sente, magari a 7, 8, 9 anni di età, capita poi che a distanza anche di anni possano tornargli alla mente, anche se il bambino non vuole, e ripresentarsi con una modalità a volte anche simile ossessiva. Quindi comincia a risentire queste bestemmie sentite anni prima, che gli rimbombano nella mente, anche se non è lui che se le è andate a cercare e se non le voleva. Quindi attenzione, perché è lì che getti il germe, e dopo anche queste cose poi si possono pagare in maniera importante. Stessa cosa vale per i discorsi immorali, i discorsi maliziosi, allusivi, con doppi sensi. Perché? Perché un domani potranno eventualmente riaffiorare la mente dei figli, e sappiamo che poi il demonio usa tutto per diciamo farci cadere nel peccato. Don Tomaselli dice anche: attenzione papà e mamme, perché non dovete neanche permettere che i discorsi vergognosi vengano pronunciati da terzi, da altre persone, alla presenza dei vostri figli. Se voi non intervenite, dite a queste persone di tacere, voi genitori, dice Don Giuseppe, state commettendo un peccato mortale, cioè una mancanza grave. Un'altra cosa che Don Tomaselli raccomanda ai genitori è di non parlare mai male della religione o dei ministri di Dio al cospetto dei figli. Non parlare di affari familiari, in cui ci sono state liti, eccetera, anche del passato, davanti ai figli. Non parlare di antiche offese ricevute, che ne so, per esempio da vicini di casa, parenti, eccetera, di diatribe che sono successe con altre persone, dei torti subiti in passato di fronte ai figli, perché il rischio è che poi i figli, che assorbono tutto, cominceranno sull'onda dei genitori a sviluppare anche loro dei sentimenti di accredine, e quindi ecco che poi il germe del risentimento, dell'astio o anche dell'odio potrebbe essere seminato in questi poveri cuori, terreni fertili, però in questo caso in maniera negativa, e potrebbe poi dopo veramente trasformarsi in un peccato in cui cadono i figli stessi, i poverini. E, altro aspetto importante, Don Tomaselli dice: non lasciate abitualmente giocare assieme bambini e bambini senza un'adeguata vigilanza. Perché? Perché un bambino guasto, dice lui, moralmente, può rapire l'innocenza a tanti angioletti. Quindi bisogna essere sempre con le antenne molto alte, perché basta una sola mela marcia per andare poi a contaminare tutti gli altri che magari, poverini, sono puri, ecco, da quel punto di vista. L'età critica in cui si vedono i sintomi del guasto morale nei figli, e qui concordo con Don Giuseppe, è circa l'età di 12 anni, quindi con l'inizio della pubertà. Quindi per quello il periodo fondamentale dove seminare a più non posso sarebbe dagli 0 ai 12 anni, e in particolare dai 4 ai 12 anni, perché dagli 0 ai 3 anni, insomma, tu puoi dare il buon esempio, però il bambino non è neanche in grado, volendo, di fare un peccato. Dai 4 invece, con la sua malizia, compatibile con l'età, lo può fare. Quindi 4-12 è veramente, anche a livello comportamentale e verbale, il periodo più opportuno dove seminare più che si può. E, attenzione, come si diceva prima, alle frequentazioni. Chi frequenterà un compagno, compagno di classe oppure un amico cattivo, presto o tardi sarà rovinato.
San Giovanni Bosco diceva: fuggite o giovani i cattivi compagni come fuggireste alla vista di un serpente velenoso o di un appestato. Un altro detto è: una pecora rognosa ne guasta un gregge. Sempre San Giovanni diceva: chiudete una scuola e salverete molti giovani. Mi viene in mente alla possibilità di poter ricorrere, almeno al giorno d'oggi, ad una scuola parentale cattolica. Ecco, quello che è importante osservare nei propri figli, al di là di quello che è il comportamento esplicito, a mio parere, sono soprattutto due cose. La prima è gli occhi, perché gli occhi sono lo specchio dell'anima, e poi le parole che escono dalla bocca dei figli, perché sappiamo che la Bibbia dice che la bocca parla della pienezza del cuore. Quindi se tu guardi gli occhi di una persona, questo vale in generale, poi lo applichiamo anche ai figli, o senti che tipo di tenore di discorsi, di parole pronuncia, fa, dice, ti rendi ben conto a che punto siamo dal punto di vista anche spirituale, morale, dal punto di vista della purezza, eccetera. Un'altra cosa fondamentale è quella di educare fin da bambini al sacrificio e al rispetto delle regole. Questo in contrasto invece con la cosiddetta sindrome TTP, che è la sindrome del tutto troppo presto, quindi tutto subito, che è quella che caratterizza i millennials, quindi i giovani praticamente di questo millennio, i ragazzi di questo millennio, che esigono senza fatica di avere tutto e subito. Questo è molto marcato, molto spiccato, più rispetto a coloro che sono nati ai miei tempi, per esempio. Adesso è spiccatissima questa cosa. Per cui, diciamo, insegnargli il valore dell'ubbidienza, della disciplina, del senso di responsabilità, del senso del dovere, della rinuncia e del sacrificio, del fare fatica, che è una cosa non accettata dai giovani di oggi. Il senso di altruismo, esiste anche l'altro, la carità verso il prossimo, l'amore incondizionato, quello te lo può dare solo lo Spirito Santo comunque, i cinque linguaggi dell'amore, come li abbiamo spiegati circa un anno fa a quest'epoca, il senso della giustizia, il modo ottimale di gestire la rabbia, mettere poi dei paletti, dei limiti in vari aspetti della vita, tra cui abbiamo detto ancora lo scorso autunno nell'uso dei mezzi digitali, per esempio, oppure nell'orario di rientro a casa quando si esce con gli amici, oppure esercitare un controllo molto attento rispetto al rischio dilagante della pornografia, oppure stare molto attenti alle frequentazioni per il rischio di offerta di uso di sostanze, di alcol, oppure dipendenze comportamentali patologiche come il gioco d'azzardo e tante altre. Un altro elemento, a mio parere, molto importante nei confronti dei figli, e prima lo si fa, secondo me, meglio è quello di aiutarli a, tra virgolette, trafficare e non sotterrare i propri talenti, sia naturali sia spirituali. Quindi doni sia naturali sia spirituali, insegnandogli che entrambi, sia quelli naturali che spirituali, devono essere riconosciuti come tali, cioè sono dono e grazia di Dio, perché Dio è l'autore e l'artefice di tutto, quindi anche dei doni che tu ti ritrovi che non sono merito tuo. E questo vale, ripeto, sia per quelli naturali, qualità artistiche, intellettive, eccetera, sia per quelli spirituali, doni spirituali, di cui quindi il bambino non dovrà né vantarsi né inorgoglirsi, ma i primi a doverlo dimostrare siamo noi, ma che dovrà invece utilizzare con gratuità e disinteresse per il benessere del suo prossimo. I doni, ribadisco, sono proprietà esclusiva di Dio, Lui ce li ha dati perché noi potessimo metterli a frutto, cioè amministrarli, perché il proprietario è Lui, con impegno e buona volontà. In funzione di cosa? Della realizzazione del progetto specifico che Dio ha pensato da sempre per ognuno di noi. Se noi facciamo veramente in questo modo le cose, le insegniamo così e le mettiamo in pratica noi per primi, in questo modo preveniamo l'insorgenza nei nostri figli di inutili e sterili complessi di inferiorità, frustrazioni, invidie e gelosie, conseguenti al fare confronti con gli altri. Il classico vorrei ma non posso. Quante volte abbiamo visto persone, chissà anche noi forse, che hanno sprecato tempo ed energia in passato, ma anche tanto tempo, in maniera inutile, cioè sterile, a fare confronti con altri, magari anche tutta la vita.
Questo è un atteggiamento che alla luce della verità, cioè della parola di Dio, è assolutamente assurdo. Perché? E qui vedete che la parola di Dio è veramente illuminante, perché oltre che dare benefici a livello spirituale, questo è ovvio, ti dà benefici anche a livello psichico, psicologico, ha delle ricadute, dei riverberi che sono anche a livello psichico. Perché? Allora, faccio questo esempio chiarificatore che una volta un uomo di Dio, diversi anni fa, fece durante un'evangelizzazione. Lui disse, lui si riferiva in quel caso specifico ai doni spirituali, ma si può applicare anche ai doni naturali. Lui disse, voi dovete pensarvi come dei bicchieri. I bicchieri possono essere di varia forma, di vario colore, di varia foggia, di varie dimensioni, di varie capacità. Quello piccolo, quello grande, quello smussato, quello rotondo, quello squadrato, eccetera. Ognuno a modo suo è fatto. Il nostro compito qual è? Quello di fare in modo che questi bicchieri siano riempiti. In quel caso lui parlava di Spirito Santo, perché è quello che ci dà i doni spirituali, ma noi possiamo dire riempiti nel senso che traffichiamo e usiamo questi doni anche naturali che abbiamo, affinché in questa maniera noi ci sentiamo appagati. Perché? Perché utilizzandoli concretamente realizziamo o lavoriamo per realizzare quel progetto specifico che Dio da sempre ha per ognuno di voi, di noi, in questa vita terrena. Quindi riempire il bicchiere è il compito che ognuno di noi ha, ma ognuno deve pensare come target, come scopo, quello di riempire il proprio bicchiere, non di guardare il bicchiere dell'altro. Quindi se l'altro è un calice enorme e io sono un bicchierino da caffè o da whisky, io devo pensare come scopo, che è quello che Dio mi chiede, di cui renderò conto, devo pensare a riempire quello che è il mio bicchierino, non a fare il confronto col calice grande e dire come vorrei essere quel calice grande. Tradotto vuol dire, se io ho delle doti, per ipotesi, faccio un esempio banale, di pittore, e mi confronto con un mio compagno di classe o un amico che è Einstein, non posso dire vorrei essere Einstein, perché per te, per il progetto che Dio ha pensato specificamente, tagliato su misura per te, sono necessarie quelle doti che hai e devi essere contento di avere quelle doti che hai, di qualunque tipo, genere, quantità esse siano, perché sono quelle necessarie e sufficienti affinché tu possa realizzare e mettere in pratica il progetto specifico, lo ripeto, che Dio da sempre ha per te. Il tuo soddisfacimento e appagamento sta in questo, il giudizio di Dio starà in questo. Quindi li hai usati bene, li hai trafficati per il prossimo senza riempirti di vanagloria, hai quindi realizzato con quei tanti o pochi doni che ti ho dato quel progetto che avevo su di te, benissimo, questo sarà fonte o del tuo premio oppure del, del giudizio severo da parte di Dio per noi. Dio non viene a chiederti cose che lui non vuole, sei tu che ti metti a fare confronti e a pensare di voler diventare quello che Dio non vuole che tu sei. Quindi se tu ragioni in questi termini qui, che la cosa importante, come diceva Gesù, mio cibo è fare la volontà del Padre mio, è quella di realizzare il progetto specifico che Dio ha per te e per cui ti ha dato quei doni specifici, tu non hai neanche il motivo alla base di andare a confrontarti con gli altri. Proprio non hai neanche il motivo di farlo, perché a te devi interessare di realizzare il progetto che Dio ha per te, perché quello sarà poi fonte anche di giudizio alla fine. Faccio un altro esempio molto breve. Noi sappiamo che in tutti e tre i regni, paradiso, inferno e purgatorio, ci sono dei diversi gradi di beatitudine in paradiso, di sofferenza in purgatorio e di dannazione all'inferno, a seconda della tipologia, della gravità dei peccati commessi o anche delle virtù, nel caso del paradiso, che uno ha coltivato durante la sua vita. Non tutti sono allo stesso livello, quindi ci sono delle anime, cito per esempio Padre Pio, San Francesco, eccetera, ma anche il Beato Carlo Acutis, fra poco santo, che saranno ad un livello molto alto, che sono ad un livello molto alto in paradiso, quindi sono molto vicini al volto di Dio, lo contemplano da vicino. La numero uno ovviamente è Maria che stacca tutti, poi c'è San Giuseppe, San Giovanni Battista e poi ci sono tutti gli altri santi, ma si potrebbero fare tanti nomi, la Beata Emmerich, eccetera, eccetera, sono molto in alto. Però esistono anche delle anime beate in paradiso che sono ben più distanti. Ma voi credete che le anime più distanti quando sono in paradiso si mettono a dire
come vorrei essere nel posto dove si trova Padre Pio, e si mettono a fare confronti, gelosie, cose di questo, a parte che è impossibile, ma nemmeno nell'anticamera del cervello gli passa una cosa del genere, perché loro sanno, illuminate dalla giustizia, che quella è la loro posizione, quella è la posizione giusta per loro. Non c'è motivo di fare confronti con nessuno, loro semplicemente godono della beatitudine per lo stato in cui si trovano e non hanno nessuna volontà o necessità di fare confronti con gli altri, ognuno nel posto in cui si trova. Quindi ecco, tante volte siamo noi che ci creiamo dei problemi e bruciamo tempo della nostra vita inutilmente, sterilmente, perché poi alla fine non produce niente, se non a farci perdere tempo, con confronti che lasciano il tempo che trovano. Un altro aspetto importantissimo è di aiutare i nostri figli, cioè supportarli nel discernimento vocazionale, quindi supportare e favorire, non ostacolare, eventuali vocazioni, a patto che siano autentiche, al sacerdozio, al celibato consacrato, alla vita consacrata in generale. E a questo riguardo cito rapidamente un fatto che è accaduto a Don Bosco. Un giorno una contessa, tal dei tali, ecco, accompagnò i quattro figlioletti dal santo e gli chiese la benedizione, quindi di benedirli, e poi disse: che cosa sarà dell'avvenire di questi miei quattro figli? Don Bosco non voleva parlare, ma dopo insistenza rispose: signora contessa, il primo diventerà un generale, il secondo un uomo di stato e il terzo un dottore. E del quarto non sarà niente, replicò la madre, cioè questa contessa. Don Bosco aveva posta la destra sul capo dell'ultimo figliuolo, il più piccolo, e lo mirava fissamente e con affetto. In quel momento il Signore manifestava al suo servo che il fanciullo sarebbe diventato sacerdote. Signora contessa, ringraziate il Dio, questo figlio un giorno sarà sacerdote, disse Don Bosco. La madre strinse al cuore il fanciullo ed esclamò: mio figlio prete, prima vederlo morto. E così sarà, soggiunse Don Bosco. Dopo qualche mese il ragazzo si ammalò e i medici più valenti non poterono conoscere la natura del male. Quando fu perduta ogni speranza, la contessa andò a gettarsi ai piedi di Don Bosco per implorare la guarigione del figlio, ma il santo rispose: troppo tardi, la sentenza di morte sul figlio fu lanciata da voi, contessa. Con Dio non si scherza. Ecco, questo credo che sia un esempio fatto reale di vita importante da tenere presente, attenti ad andare ad ostacolare una vocazione autentica che viene veramente da Dio. Tra l'altro, come si diceva anche la volta scorsa, se i figli venissero educati fin da piccoli cristianamente, mediamente uno su tre è probabile che abbia la vocazione ad una qualche forma di vita consacrata. Se tutte le cose andassero come devono andare, ovviamente, quindi stiamo parlando di un terzo, di media, poi dopo ovviamente ci sono casi variabili, insomma, ecco. Altro compito importante, adesso lo vedremo a breve, da parte dei genitori è quello di educare al maschile e al femminile fin da piccoli i propri figli, vedremo cosa significa, questo per controbattere anche l'imperante indottrinamento gender che c'è dappertutto nella società e purtroppo anche nelle scuole. Educare i figli alle sane amicizie, favorire la socializzazione, ovviamente con amicizie sane, con amici sani, ed educare i figli anche all'uso corretto del denaro. Il denaro deve servire me e non io lui. Ecco, ho già parlato dell'importanza e delle benedizioni correlate alla decima biblica, Malachia 3.10, vi consiglio di andarvela a leggere, perché se anche nell'Antico Testamento ed era un obbligo, adesso non è più obbligo in senso stretto, ma la benedizione enorme che Dio dà in tutte le aree della propria vita a seguito dell'adempimento di questa richiesta della decima biblica sono veramente notevoli, e chi lo ha fatto lo può testimoniare. I figli dovrebbero avere fin da piccoli tendenzialmente poco denaro in tasca, soltanto per le strette necessità, non per acquistare cose futili, quindi cose, vestiti firmati, cose di quel tipo, insomma, ecco. Quindi è importante vigilare anche sull'uso del denaro da parte dei figli. Bisogna poi vigilare sulle letture dei figli, libri, riviste, non faccio i nomi, però sapete che sono alcuni decenni che ci sono riviste in edicola, quindicinali, settimanali, che da diverse generazioni istruiscono, ahimè, purtroppo, lo dico tra virgolette, in senso negativo,
le nostre soprattutto ragazze preadolescenti, adolescenti, e gli inculcano tutti i concetti del mainstream, quindi cose che non sono accettabili moralmente, soprattutto nella sfera sessuale ed affettiva, dal punto di vista cristiano. Però leggendoli oggi, domani, fra una settimana, purtroppo infatti in maniera sistematica ci si riempie la mente purtroppo di tanta sporcizia. Questo vale per le letture, ma vale anche per i film, per i DVD, CD, audio, video, cassette, eccetera. Diceva Don Giuseppe al riguardo: è impossibile che bevendo piccoli sorsi di veleno non se ne risentano gli effetti. La stampa cattiva, lui tuonava, deve essere bruciata, distrutta subito. Si pecca soltanto a tenere questo tipo di stampa in casa, cioè a conservarla, anche perché poi conservarla rappresenta di per sé peccato e non ha poi nessun senso, perché se tu hai deciso di non leggerla, perché te la devi tenere? Ogni libro cattivo che va in fiamme, dice Don Giuseppe, è un demonio che si toglie dai piedi. Lui poi anche molto enfatizzava come l'arte anche teatrale, cioè commedie, rappresentazioni teatrali in generale, e film, rappresentazioni cinematografiche, spesso sono veicoli di corruzione morale. E passiamo poi al ballo. Ecco, il ballo, lui dice, è chiamato il divertimento del demonio. Ecco, io volevo fare solo riferimento rispetto al ballo, e parliamo di ballo del secolo scorso, di diverso tempo fa. Non oso immaginare rispetto al ballo delle discoteche di oggi cosa si direbbe, ma già a quei tempi, e parlo addirittura dei tempi non solo di Padre Pio ma anche del Santo Curato d'Ars, il ballo, considerato il divertimento del demonio, era molto attenzionato da questi santi. Tanto è vero che San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars, quando il sabato sera e sabato notte sapeva che c'erano giovani che frequentavano una tal balera, una tal sala da ballo, più di una volta andava lui personalmente dal gestore del locale dicendo: quanti giovani prevedi questa sera che verranno a ballare? Lui gli dava il numero. E se aveva i soldi, il curato d'Ars pagava in anticipo il gestore, dicendo: ti pago io il biglietto di tutti questi ragazzi, per tu per piacere chiudi la porta e non farli entrare. Quindi arrivava a fare questo per non farli andare a ballare. E stiamo parlando dei tempi del Santo Curato d'Ars, non delle discoteche di oggi. Faceva già così. Si sa anche che l'angelo custode, quando una persona va a ballare, rimane fuori dalla sala da ballo, non segue il suo protetto, lo aspetta fuori. Un'altra cosa che è emersa da un esorcismo è questa: il demonio una volta disse, durante un esorcismo, ho inventato io le spiagge, le discoteche e le autostrade, per i motivi che potete immaginare. Ecco, ovviamente non tutti i balli sono gravemente condannati da Dio, esistono anche balli relativamente innocui, e inoltre un'altra cosa che non tutti sanno, a me è capitata la grazia di vederla realizzata, è che si può danzare per il Signore in un clima di preghiera e di musica. Quindi il danzare sotto una musica ispirata dallo Spirito Santo e di canti ispirati dallo Spirito Santo per il Signore è una cosa molto bella e molto arricchente, e soprattutto che dà molta gloria a Dio. Tanto è vero che nella Bibbia in più passi c'è scritto di danzare per il Signore, soprattutto nell'Antico Testamento, è proprio volontà di Dio. E attenzione poi anche alla vanità nei figli, ecco, l'abbiamo accennato prima parlando dei soldi, però ci sono anche altre cose. Per esempio, abbiamo parlato di stare attenti rispetto a come vestono, di non correre dietro ai capi di abbigliamento firmati, eccetera eccetera, però adesso c'è anche un'altra moda purtroppo orribile che si chiama cosmeticoressia, cioè vuol dire bambini e bambine, soprattutto bambine, che cominciano a volere truccarsi o fare trattamenti estetici anche di un certo rilievo fin da un'età che è l'età addirittura delle scuole elementari. A me è capitato di vedere delle immagini, dei video postati di queste bambine portate dalla mamma a fare trattamenti estetici comprensivi di trucco, rossetto, eccetera, che veramente erano un modo proprio per sradicare, per togliere quella purezza con cui i bambini nascono all'inizio, ecco, prima che l'uomo non li vada a deturpare.
Poi un'altra cosa importante è instillare come genitori nei figli l'amore fraterno. Purtroppo c'è un detto che dice infatti amor di fratelli, amor di coltelli. Caino e Abele sono di lezione per tutti a riguardo, non occorre aggiungere altro. L'importanza poi di onorare il padre e la madre. Questa è associata a benedizioni anche temporali già in questa vita e allo sconto di pene che se tu fai così non espierai in purgatorio. Ubbidire ai genitori sempre, tranne che in caso di peccato, se ti incitano al peccato ovviamente no, e non dimenticarsi mai di trascurare i genitori anche quando si è sposati, si ha ancora l'obbligo di accudirli e di non trascurarli. I figli devono sapere che, come anche noi, ci sono dei doveri, abbiamo e hanno dei doveri verso il loro papà e la loro mamma, e dopo magari ne accenneremo verso la fine. Ci sono delle abbondantissime benedizioni da parte di Dio nei confronti di coloro che onorano il proprio padre. Mi riferisco a Siracide capitolo 3 versetti dall'1 al 16. Fanno veramente rabbrividire tutte queste benedizioni che Dio riserva a chi onora il proprio padre. Attenzione poi un'altra cosa, i giochetti esoterici, che possono essere fatti ovviamente dai bambini per gioco, in classe, con i propri compagni, ai campi scuola, ai grest, nelle situazioni più banali, più semplici, quelle più apparentemente innocue. Mi riferisco al gioco dei bicchierini, Charlie, la penna che si muove, o addirittura, cosa che tra l'altro è venuta fuori un anno fa perché è comparso un articolo di un giornale qui nella pagina del Veneto, di Verona, attenzione al fatto che, sempre scherzando, perché loro lo fanno senza rendersi conto, ma al nemico non interessa se loro capiscono o no, perché lui agisce lo stesso, al fare eventuali riti voodoo. È venuto fuori un articolo, una pubblicazione, in cui si vedeva che in una certa scuola X del Veronese i bambini avevano iniziato per scherzo a praticare, ma secondo i riti corretti, delle maledizioni voodoo ai compagni di classe o di scuola che gli stavano antipatici. La cosa poi si era diffusa, era diventata virale tramite i video, e quindi queste cose voodoo cominciavano a diffondersi da classe a classe, tanto che mi ricordo di aver letto che un anno fa intervennero anche gli insegnanti, anche la preside, e ci si rese conto che i bambini lo facevano così per scherzo, tra virgolette. Però noi sappiamo e dobbiamo insegnargli che al nemico non interessa se tu lo sai, non lo sai, sei consapevole, non consapevole, se sei in buona fede, non in buona fede. Lui può agire lo stesso se tu applichi le formule magiche o i riti o le maledizioni in maniera corretta, perché per lui conta la forma. È lo stesso discorso, per farvi capire, che si verifica in un caso di questo tipo. Se io metto a bordo tavolo qui un bicchiere contenente una bevanda di colore arancione fresca, e siamo in primavera estate, passa un bambino assetato e vede che è fresca, di colore arancione, è allettante, gli viene da bere tutto in un sorso quella bibita, cioè la scambia per una bibita. Però se quello è un veleno e il bambino poveretto non lo sa, non è che il veleno gli fa uno sconto perché tu, povero bambino, non sapevi che cosa stavi bevendo. Il veleno agisce in ogni caso, non sta a guardare se tu eri in buona fede, se sapevi, non sapevi, consapevole, inconsapevole, se volevi suicidarti o no. Lui ti uccide in ogni caso. La stessa cosa, senza nessuna pietà, fa il nemico di Dio, cioè il diavolo. Un altro aspetto ovviamente fondamentale, magari ci soffermeremo verso la parte finale, è quello dell'educazione che spetta ai genitori all'affettività e alla sessualità, così come essa è stata in principio pensata e concepita da Dio, cioè è una cosa buona e giusta, un ornamento che Dio ha dato ad ogni essere umano e che quindi deve essere considerato come tale. È proprietà di Dio, brevetto di Dio, proprietà intellettuale di Dio, e quindi come tale è buona e giusta. L'unico particolare è che il nemico l'ha completamente distrutta, sporcata e deturpata. Ma in principio, se avendola creata Dio, è stata creata per degli scopi, per dei fini nobili. Ecco, che poi il nemico ci abbia messo le mani per rovinarla è un altro discorso. Ma siccome chi l'ha inventata è Dio, è una cosa di cui assolutamente uno non si dovrebbe vergognare.
Il motivo per cui se ne parla poco, ci si vergogna, si fanno i sorrisini, è perché si è talmente impregnati della mentalità che c'è nel mondo che alla fine si pensa sempre che sia una cosa sporca, perché è talmente diffusa questa concezione, è stata talmente deturpata che alla fine anche il cristiano ha difficoltà e imbarazzo a parlarne. Cosa che in realtà non dovrebbe succedere, perché è Dio che l'ha creata e quindi non c'è niente di male in quello che lui crea e fa. Poi un altro aspetto fondamentale è fare comprendere fin da piccoli ai figli la sacralità della vita, dal concepimento fino alla morte naturale, e fare loro comprendere che anche il numero dei figli di una coppia di sposi cristiani, quindi sacramentalmente sposati, è prestabilito da Dio, come diceva Padre Pio, fin dal principio, a patto però che i coniugi rimangano sempre aperti alla vita durante l'età fertile della donna, quindi a patto che non facciano calcoli e usino metodi anche cosiddetti naturali in maniera sbagliata per evitare di avere figli, perché questo non è gradito a Dio. Altro concetto è il concetto di sacralità e indissolubilità del matrimonio. Per spiegarlo, ecco, mi viene in mente un esempio di questo tipo. Le persone, no, tendono con estrema facilità a divorziare, separarsi, risposarsi, eccetera, fare le famiglie allargate, eccetera, eccetera, eccetera. Le persone che sono sacramentalmente sposate, proprio in quanto tali, sono state rese da Dio, per un miracolo che solo Lui può sapere e spiegare, un'unica carne. Quindi non c'è niente da fare, anche se la persona va per vie legali dal giudice, dall'uomo, eccetera, e quindi osa separare quello che Dio ha unito, di fatto non ci riuscirà mai, perché quello che miracolosamente è stato fatto nel sacramento, l'uomo non può in alcun modo cambiarlo. Per fare un esempio, per esempio ad un bambino, ad un figlio, si potrebbe rappresentare la cosa in questo modo. Col sacramento del matrimonio, i due coniugi, miracolosamente, in una maniera incomprensibile per noi, sono stati fatti diventare un'unica carne, ed è come se fossero stati uniti da un filo invisibile, estensibile all'infinito, che collega i due coniugi. Per cui è intuitivo che se un coniuge, dopo che ha divorziato, per esempio, va al Polo Nord, e l'altro dice vado a vivere al Polo Sud, così ci siamo divorziati e non ci vediamo mai più in faccia, ci mettiamo ai due poli del mondo, pensando in questa maniera di dire a tutti gli effetti la cosa è finita, noi dobbiamo pensare invece che questo filo che li lega, invisibile, estensibile e non si rompe mai all'infinito, continua a tenerli legati anche se loro si allontanano sempre di più, si mettono i due capi del mondo, anche se uno rimanesse sul mondo e l'altro andasse nella stratosfera, comunque questo filo che non si rompe continua ad estendersi ma a tenerli legati. Questo può essere un esempio, almeno io, per me è stato utile, per capire e capacitarsi del fatto che qualunque cosa tu faccia, quel legame, finché uno dei due rimane in vita, non lo romperà mai nessuno. Sul matrimonio poi ci sono dei libri molto interessanti, anche molto belli, dell'Antico Testamento, Cantico dei Cantici, il libro di Tobia, che potrebbero essere letti, oppure rispetto al rapporto tra i coniugi, tra i genitori e i figli, ne parla diffusamente nelle sue lettere, diciamo anche San Paolo. E un'altra abitudine salutare con i figli potrebbe essere fin da piccoli quella di benedirli, di segnarli con l'acqua benedetta, almeno inizio giornata o anche prima che vadano a letto, e farlo sistematicamente tutti i giorni. Queste benedizioni da parte di entrambi i genitori, oppure almeno paterna, però sarebbe meglio di entrambi, di fatto hanno un loro effetto, un loro significato, fatte dai genitori. E ovviamente benefico per i figli a tutti i livelli, psicofisico e spirituale, e materiale anche. Bisogna stare però molto attenti però alle situazioni in cui in qualche modo si è sbagliato nei confronti dei figli, perché tutti sbagliamo. Nei casi più gravi in cui ci sono state violenze, per esempio psichiche, fisiche, spirituali o anche sessuali nei confronti dei figli, oppure c'è stato un neglect, cioè un'assenza da parte di uno o entrambi i genitori, perché o erano
fisicamente assenti oppure pur presenti erano emotivamente distanti, perché un genitore può essere presente sotto lo stesso tetto del figlio, però può passare tutto il giorno a coltivare i suoi hobby e a ignorare totalmente il figlio. Ecco, se situazioni di questo tipo, quindi o di eccesso di aggressività oppure di assenza, si sono verificate, nel caso del versante genitoriale paterno potrebbero poi essere causa di difficoltà relazionali con Dio Padre da parte del figlio, cioè nel momento in cui il bimbo o la bimba si relazioneranno con Dio Padre in preghiera, questo potrebbe risultare molto difficoltoso. Nel caso invece di una mamma che è stata o violenta o aggressiva a vari livelli, psichico, fisico, spirituale, in qualunque ambito, ecco, della vita, o deficitaria in quanto assente nei modi che abbiamo detto, o materialmente o emotivamente, ecco, sul versante, quindi una carenza, un'aggressività sul versante genitoriale materno, questa potrebbe essere una causa di difficoltà eventualmente a relazionarsi in preghiera con Maria, ma potrebbe anche però in realtà essere un'opportunità a cercare Maria, proprio perché si andrà a cercare e poi anche a trovare in lei quello che non si è avuto per esempio sul versante paterno. Lo stesso dicasi anche per Dio Padre. Però quello che voglio dire è che non mi meraviglierei se ci sono dei pregressi di questo tipo sul versante materno o paterno, che poi dopo il figlio al momento di pregare avesse delle difficoltà. Perché immaginiamo un caso estremo, uno che è stato un figlio o una figlia violentato o che ha subito comunque una forma di aggressività ripetuta nel corso del tempo da parte del papà o della mamma. Beh, se nel caso del papà tu gli puoi parlare di Dio Padre, ma appena sente nominare la parola padre potrebbe cominciare a sudorare, a tremare, a ghiacciarsi il sangue nelle vene. Quindi potrebbe avere delle grosse difficoltà a parlare a Dio in preghiera. E magari si rifugerà dalla Madonna, da San Giuseppe, dall'Angelo Custode, da San Michele Arcangelo, da Maria, o anche da Gesù magari in qualche modo, considerandolo come un fratello maggiore. Nel caso della femmina può essere che se ha avuto una madre che si è comportata molto male, anche lei nominare la parola madre già la mette in difficoltà, e allora può essere che tenda invece a rifugiarsi nel padre, oppure in Gesù, oppure nei santi, nell'angelo custode, eccetera, eccetera. Quindi ecco, non meravigliamoci perché potrebbe succedere questo. L'importante è però che ci sia una via alternativa, che poi dopo però ci riporta, una volta che la persona sarà guarita interiormente dallo Spirito Santo, ad avere o a recuperare una buona relazione con tutta la Santissima Trinità, ovviamente, e con Maria stessa. E nei casi più difficili, quando le persone, i genitori dicono io ho un figlio o più figli che veramente sono problematici, sono ribelli, non so più che cosa fare, cosa potrebbe essere come spunto, parlo, consigliabile? Ecco, quello che consiglio, è stato scritto anche un libro qualche decennio fa da una carismatica, con un carisma proprio di guarigione interiore, che si chiama Blanca Ruiz, è quello di esercitare, di effettuare la preghiera della notte per i casi impossibili. Quindi quella di quella forma di preghiera che viene attuata da uno, o meglio, se fosse possibile, entrambi i genitori sui propri figli mentre dormono. Perché mentre dormono? Perché quando il figlio o la figlia sta dormendo, tutte le varie barriere possibili, conscio, inconscio, subconscio, preconscio, eccetera, sono tutte azzerate. Non c'è nessuna possibilità di oppositività da parte del figlio all'azione dello Spirito Santo, proprio perché sta dormendo, e lo Spirito Santo in quelle 8 ore che dorme notte dopo notte, silenziosamente ma fattivamente, può lavorare nell'animo del figlio e quindi curare, guarire queste ferite emotive profonde che magari si sono verificate nel corso della propria vita, ma non solo a causa magari di errori dei genitori, ma potrebbero essere state dovute a traumi che hanno avuto anche in altri ambiti, scolastici, ricreativi, insomma in parrocchia con gli scout, nelle attività sportive, cioè in qualunque ambito della vita diciamo ordinaria. Ecco, se ci sono stati questi traumi e questi dovessero essere stati alla base di comportamenti molto problematici, ecco che pregare lo Spirito Santo nelle forme che si vuole,
con la preghiera, col canto, col Santo Rosario, invocandolo come si vuole. E non occorre preghiere lunghe, ma lì la cosa importante è la costanza, cioè di farlo tutte le notti, almeno per mezz'ora, un'ora, niente di più, ma con costanza. E allora poi dopo arriverà il giorno in cui, tra virgolette, miracolosamente, il figlio si sveglierà. Non possiamo sapere se dopo una settimana, un mese, un anno, 5 anni, però si sveglierà, che lo troveremo cambiato. Ecco perché c'è questo lavoro nascosto che tu hai chiesto allo Spirito Santo e che lui fa ben volentieri mentre la persona dorme. È ottimale perché, ripeto, la persona, essendo non cosciente in quella fase, non riesce neanche volendo ad opporsi, quindi lo Spirito è libero di agire, di benedirlo, di curarlo e di sanarlo. E passiamo adesso a quello che è l'argomento ovviamente più sentito dai genitori, da tutti credo, che è quello dell'educazione all'affettività e alla sessualità. Esistono anche qui in Italia delle associazioni cattoliche che possono essere validissimi supporti per i genitori e anche per i figli da questo punto di vista. A me è capitato di conoscerne un paio, insomma, ecco, sono molto, secondo me, specialmente una, ecco, valide. Però quali sono le dritte fondamentali, perché poi ogni caso è un caso a sé stante, ma in generale che dritte si potrebbero seguire rispetto all'educazione alla sessualità, quella che a noi è mancata da parte dei nostri genitori e quindi per questo siamo in difficoltà nell'attuarla con i nostri figli, perché quello è il motivo. Allora, il primo criterio da seguire è quello della gradualità delle informazioni da fornire al figlio o alla figlia. Questo in base all'età, ma non basta solo l'età anagrafica, in base anche alla sensibilità e alla maturità del figlio, che non è uguale a parità di età per tutti. Quindi c'è la sensibilità, la maturità, l'età, la famiglia di provenienza, la cultura, la religione, aspetti personologici, caratteriali, personali, per cui ci vuole sempre una oculata gradualità delle informazioni da dare. Quindi deve esserci proprio un taglio, come si suol dire, personalizzato e sartoriale su ogni singola persona, che può essere diverso addirittura tra un figlio e un altro. Qual è un grave pericolo, un grave problema di oggi? Che il mondo è talmente ipersessualizzato in maniera precoce che c'è una corsa ormai tra noi e lui a chi arriva per primo. E questo è pericoloso perché, da una parte, vabbè, il mondo ovviamente lo fa apposta, quello di ipersessualizzare molto precocemente, ormai parliamo primi anni delle scuole elementari, quindi ormai, o addirittura, dopo lo vedremo con le linee guida dell'OMS, da quando praticamente vai all'asino nido. Ecco, sono cose che dopo accennerò. Però questo non deve essere un motivo per cui noi, per arrivare prima del mondo, che è quello che vuole ipersessualizzare subito, finiamo col bruciare le tappe noi stessi con i nostri figli per il fatto di volere arrivare prima della scuola, per esempio, dei compagni di classe, eccetera, eccetera, o degli insegnanti, perché poi alla fine faremo un danno. Quindi se noi dopo corriamo noi, alla fine, con la scusa di volere arrivare primi, finiamo col precocizzare, anche se per nobili intenti, anche se dicendo cose sane, diciamo con l'istruire troppo precocemente i figli nel campo della sessualità e dell'affettività. Quindi è quello il rischio. Allora uno dice: come posso fare? Beh, al limite si taglia la testa al toro, si cerca di estrapolare il figlio dalla fonte di rischio tra le quali la più importante è la scuola oggi, ma potrebbero essere anche le occasioni ludiche di divertimento, di sport, può essere anche la parrocchia, gli scout, purtroppo c'è dappertutto, e estrapolandoli da lì, per esempio inserirli in una scuola parentale cattolica degna di questo nome. Ecco, in quella maniera lì cerchi di togliere alla fonte il rischio, o comunque di ridurlo, di una ipersessualizzazione precoce, come nel mondo avviene abitualmente già da parecchio tempo. Ecco, poi che cosa dire ai figli? Ecco, lo vedremo a breve. Ecco, dunque, dove vanno istruiti e formati ed educati è la fascia 0-12 anni, in particolare dai 3 anni, 4 anni fino ai 12. La cosa importante da dire, a mio parere, è questa: cominciare sempre dicendo che loro sono stati pensati da Dio. Quindi se loro ci sono è perché c'è un progetto divino che dà un senso, un significato profondo alla loro vita. Quindi questo loro devono saperlo, essere coscienti fin dall'inizio.
E poi bisogna mettermi in guardia su classiche frasi fatte: che male c'è, fanno tutti così. E allora su quali aspetti bisogna renderli edotti e metterli in guardia? Una sfilza ce ne sono, dall'autoretismo al petting, alla fornicazione, la quale ricordiamoci che è peccato mortale davanti a Dio. Perché? Perché è una relazione carnale tra due persone che di fatto sono due estranei davanti a Dio. Non importa il fatto che si amino, questo bisogna far capire al figlio. L'importante è che loro concretamente, non essendo sacramentalmente sposati, sono due estranei. Dio li vede come tali, non li vede come uniti da Lui. E quindi questo costituisce peccato, perché anche questa parola peccato, anche rispetto alla fornicazione, ormai non viene più detta. Si fanno discorsi di tipo psicologico, affettivo, eccetera, aspettano, ma il primo motivo per cui non farlo è che è un peccato che ti priva della grazia santificante. Quindi questo è diciamo il tornare a parlare di peccato. Quindi la condanna da parte di Dio di tutte le varie forme di rapporto sessuale prima, al di fuori e senza matrimonio, dell'adulterio, ma spiegare che l'adulterio non è solo la relazione extraconiugale fisica, esiste anche l'adulterio spirituale, per esempio prendere una persona dell'altro sesso che diventa la tua più intima confidente, a cui fai le tue confidenze più profonde, la tua amica o amico del cuore. Questo di per sé è un tradimento a livello spirituale, questo si chiama adulterio spirituale, costituisce peccato oggettivamente, perché il migliore amico l'uno dell'altro, per definizione, dovrebbero o devono essere il marito rispetto alla moglie e viceversa. Se succede che c'è un'altra persona con cui ti confidi di più intimamente rispetto al tuo coniuge, sappi che se fai questo stai peccando. Poi c'è l'adulterio, ovviamente, questo ce lo dice Gesù, ed è molto, molto severo nel dirlo, l'adulterio con lo sguardo, l'adulterio di desiderio, è meglio che entri senza un occhio in paradiso piuttosto che andare all'inferno con l'occhio, che ti tagli una mano piuttosto che andare all'inferno con una mano. Quindi sono frasi molto, molto chiare, molto dure da parte di Gesù, per dire quanto importanza lui dà, quanto importanza Dio dà a queste cose, quando invece il mondo le considera cose normali, le calpesta proprio. Quindi ecco tutto il discorso da condannare delle unioni civili. Adesso sta andando in voga il poliamore di tipo omo bisessuale, rapporti contro natura non ne parliamo, rapporti di tipo pedofilia, il rischio della pornografia, l'indottrinamento gender, gli standard dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'educazione sessuale in Europa, sono usciti addirittura nel 2010-2012 e ho riflettuto se leggerveli o meno, non li voglio leggere perché sono disdicevoli, e a mio parere sono proprio stati vomitati dal nemico direttamente sulla terra dall'inferno. Ecco, lì addirittura si insegna per il bene dei bambini nelle fasce 04, 46, 69, 9, 12, 12, 16 anni, è una vera e propria iniziazione sessuale, che cosa devono sapere o fare. Quindi già dall'asilo ci sono determinate stanze dove loro devono entrare con la maestra per fare cose che non voglio dire. Ecco, e ci sono bambini che vengono sottoposti a questo tipo, tra virgolette, di trattamenti presso gli asili, per esempio in Germania, ce ne sono tanti, che si ritrovano già sotto i 6 anni di età poi ad avere traumi, per cui devono andare dallo psicoterapeuta infantile con inizio della terapia sotto i 6 anni di età. Questo per dire che cosa comporta una cosa di questo tipo, oltre che essere devastante a livello psicospirituale, e peccato gravissimo davanti a Dio, perché è proprio scandalizzare, distruggere, togliere la purezza, calpestare diciamo la purezza che Dio dà a questi suoi figli, scandalizzarli, non so che termini usare, insomma, ecco. E quindi ricordiamoci il Signore delle macine al collo e tutto il resto. Ecco, poi mettermi in guardia sul divorzio, facile, sulle famiglie allargate, considerate, no, facciamo tutti una bella tavolata, 3-4 mariti, 3-4 mogli, 10-15 figli avuti da più di prime relazioni, eccetera. L'eutanasia, che viene di fatto praticata anche da noi, quando si dice ai parenti nei nostri ospedali, vuole che lo accompagniamo. E allora molti o stanno zitti oppure dicono di sì, nessuno dice dove, però è sottinteso, e alla fine, dopo una settimana, miracolosamente è morto il congiunto, chissà perché. Lo accompagniamo.
Ecco, poi c'è anche la procreazione medicalmente assistita, che altro non è che la fecondazione in vitro, spiegargli anche questo rischio, l'uso dei contraccettivi, delle varie pillole di 1 e 5 giorni dopo, oppure fino addirittura a settimane dopo il concepimento, spiegare altri mezzi addirittura abortivi, anche come la cosiddetta spirale, viene chiamata come tale, ma capire che è un mezzo abortivo e spiegare come funziona. E tutti gli altri modi attraverso i quali si evita il concepimento, tra cui anche l'utilizzo indiscriminato e sbagliato dei metodi naturali utilizzati con il solo fine di non voler avere figli quando invece tu potresti averli. Anche questa è una cosa che non è mai stata spiegata, almeno se penso alla mia esperienza personale, in maniera chiara. Quindi i metodi naturali, è vero che sono naturali, ma non è che li puoi utilizzare per non avere figli perché tu hai deciso che una volta che ne hai avuto uno o due basta. Nel senso che se ci sono delle motivazioni valide, quindi gravi problemi economici nel qui e ora o problemi di salute psicofisica da uno o da parte di entrambi i partner, allora sì, moralmente sei giustificato, ma se economicamente non ci sono problemi e se tu o il tuo coniuge state bene a livello psicofisico, il fatto di utilizzarli con il fine di non avere figli, ma in assenza di problemi di questo tipo, costituisce una chiusura e un ostacolo alla vita, ed è peccato. E poi tutte le varie, i vari rischi che ci sono con internet, quindi dal cosiddetto sexting, quindi è lo scambio che si fanno di filmati o di video espliciti i ragazzi e le ragazze tra di loro, che riguardano se stessi, i revenge porn, quindi il fatto di dire ci siamo filmati in atteggiamento intimo, poi tu mi lasci, io mi vendico e metto il video e il filmato in internet, quindi basta, a quel punto quando l'hai messo lì non sai più dove va a finire, non lo recuperi più, gente si è suicidata per questo motivo, la pedopornografia e quindi il rischio degli adescamenti online dei minori, tutte cose su cui devono essere adeguatamente, in maniera ovviamente adeguata all'età, istruiti i nostri figli. Un'altra cosa importante, sempre sulla sfera sessualità affettività, è quella di far comprendere ai nostri figli che l'unico modo per poter vivere l'affettività, la sessualità come piace a Dio, è quello di invocare lo Spirito Santo. Perché? Perché San Paolo, quindi parola di Dio, Galati 5,16, dice testualmente: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Quindi qual è il segreto per non cadere nelle trappole della carne? Quello di seguire le vie dello Spirito. Perché? Perché una persona non può fare due cose contemporaneamente. Se tu sei preso dal fatto di soddisfare i desideri dello Spirito Santo che tu chiedi in te a Dio Padre e Lui sappiamo bene che garantisce di dartelo, di darlo a chiunque glielo chiede, e Lui ti mette desideri puri, santi e nobili come quelli che vengono elencati da San Paolo, se tu vivi in questa maniera e segui quei desideri nobili, quelle virtù e le coltivi, tu sei mentalmente, comportamentalmente impegnato a fare questo. Finché stai facendo questo non puoi fare altro. Quindi finché segui le vie dello spirito sei certo che non stai seguendo le vie della carne. Quindi non è tanto mettersi a fare a pugni con la propria carne, tantomeno se uno crede di farcela da solo, perché prima o poi anche con le più nobili intenzioni crollerà, quindi la perde la battaglia da solo. Ma è quella di dire: seguo gli impulsi dello spirito, quelli nobili, e in questa maniera qui mi ritroverò automaticamente, in una maniera automatica, a non seguire più la carne, perché sono già impegnato a seguire tutto quello che lo Spirito Santo mi ispira. Questa è la chiave, l'unica, per poter vincere sul mondo, sulla materia, sulla carne, in tutte le sue sfaccettature. E alla base cos'è che è importante, ovviamente? Questo sì. Vigilare sui propri pensieri, e anche questa è parola di Dio, vigilate sui vostri pensieri, quindi pulizia della mente e dei pensieri. Perché questo è quanto mai importante nel campo dell'affettività e della sessualità? Perché alla nostra mente umana possono affiorare soltanto immagini già viste almeno una volta, e poi magari anche tanti anni fa, e poi sepolte, sedimentate nel nostro inconscio. Ma meno immagini hai visto, meno il nemico, quando è il momento della tentazione, avrà meno materiale avrà il nemico a cui attingere.
Cioè, meno ne hai sepolte nella tua mente, meno lui potrà farle emergere, perché numericamente sono scarse, magari fossero zero, ma una inevitabilmente ci sarà, si attaccherà anche quella. Ma se invece una persona è abituata a molte, diciamo, immagini che ha guardato, che ci sono sepolte nella mente, è chiaro che le occasioni perché un giorno emerga una, un altro quell'altra, eccetera eccetera, sono molte di più. Ma per tenere pulita la mente e i pensieri, appunto, come abbiamo detto a monte, bisogna curare la pulizia degli occhi, cioè dello sguardo. Ecco, io faccio solo un esempio. In questo mondo in cui viviamo, ipersessualizzato, penso per esempio alla stagione calda come questa, primavera, estate, diventa veramente arduo poter anche semplicemente camminare per la strada facendo una passeggiata, perché alzi lo sguardo e trovi tabelloni pubblicitari con donne che sono nude o seminude, guardi davanti e per il caldo ne trovi alcune che sono praticamente già di loro nude e seminude, davanti, dietro, destra, sinistra. Quindi a quel punto, dovunque ti giri, trovi delle fonti di tentazione che ti arrivano dappertutto. C'è un vero e proprio, poi c'è il bombardamento mediatico. Cioè, anche una persona che è in buona fede, allora come devi fare? Semplicemente chinare lo sguardo e guardarti la punta delle scarpe, appunto, al punto di sembrare matto, perché cammini guardandoti la punta delle scarpe, ma dovunque ti giri sei bombardato dappertutto, come mai è successo prima d'ora? Però l'unico modo è quello di cercare di tenere puliti gli occhi, lo sguardo, in questa maniera tieni pulita la mente, i pensieri, e in questa maniera qui riesci ad ridurre le occasioni di emersione, di emergenza di immagini che poi dopo, se vengono coltivate, ti portano al peccato. È un altro capitolo molto importante che, per il quale ringrazio il Signore per avermi aperto gli occhi nel corso della mia gioventù, è quello che riguarda, e su cui veramente tante persone in buona fede, cristiane e cattoliche o anche non cattoliche, purtroppo non sono state informate, è quello che è l'argomento che riguarda i criteri di scelta del futuro coniuge. Cioè, quando una persona ha capito che la sua vocazione è quella al matrimonio, quindi fatta questa premessa, che hai capito che la tua vocazione è quella al matrimonio, poi il secondo passo da giovane sarà quello di pregare Dio perché ti faccia incontrare la persona giusta, e ce ne sono di ragazzi, ragazze, giovani e giovani che giustamente pregano, chiedono preghiere per questo motivo. La persona che il Signore vuole per te, cattolico o cattolica, che segui Gesù, è una persona che sia la migliore possibile per te, perché il matrimonio è stato creato per darti, per farti felice, non per crearti problemi. Che poi possono succedere problemi, ma questi sono le avversità della vita. Ma che il matrimonio con sacramento debba o possa essere esso stesso un problema o causa di problemi, assolutamente no, non è questa la volontà di Dio. La volontà di Dio invece è che ti dia appagamento, che ti dia gioia, che tu possa stare bene. Quindi il primo criterio da seguire sempre è questo. Il Signore vuole per te una persona, se tu sei già credente, che essa stessa abbia già deciso in cuor suo di seguire Gesù Cristo nella propria vita. Quindi non dovrà mai succedere che tu possa fidanzarti, intendendo per fidanzamento dichiararsi promessi sposi, o peggio ancora andare all'altare, con una persona che non ha già deciso a priori, indipendentemente da te, di seguire Gesù Cristo nella propria vita. A me è capitato di vedere tante, soprattutto devo dire ragazze, perché le donne sono più emotive e sentimentali, che ho visto soffrire e piangere per settimane e per mesi, per avere fatto delle scelte sbagliate in buona fede, per ingenuità, che hanno portato, o si sono fidanzate o hanno portato all'altare, ragazzi che non erano convertiti e che di fatto non ne volevano sapere di convertirsi. Oppure ragazzi, peggio ancora, che gli hanno detto, ma sì dai, vengo a sposare in chiesa perché so che ci tieni, anche se io non ci credo, lo faccio per te. Oppure ragazze che hanno detto, li porto all'altare e poi dopo vedrai, con la grazia di Dio ci penso io a essere un tramite per convertirli. Ecco, tutti questi casi qua sono finiti male, tutti. O prima del matrimonio, cioè già durante il fidanzamento, meglio se succede prima, oppure al matrimonio già celebrato. Perché questo? Semplicissimo. Se tu sei uno che segue il Signore, sei una persona spiritualmente in comunione con Dio. Il campo spirituale esiste il bianco e il nero, non esiste il grigio, o A o B. Quindi o sei unito
in qualunque momento della tua giornata con Dio, oppure se sei fuori dalla grazia di Dio, quindi non sei con Gesù, Gesù lo ha detto, chi non è con me è contro di me, automaticamente il tuo spirito umano è in comunione non più con lo Spirito Santo, ma con lo spirito del nemico e col mondo, quindi con lo spirito del diavolo. Ora, se tu sei insieme ad una persona, affettivamente parlando, che è unita spiritualmente al demonio, il suo padre spirituale è il demonio, così come il padre spirituale di chi è unito a Gesù è Dio Padre, c'è poco da fare. Se tu poi ti sposi, tu per esempio donna cristiana, ti sposi con questa persona, questo fidanzato o anche marito ateo, lui spiritualmente non è in comunione con lo stesso Dio tuo, tu sei in comunione con Dio Padre, donna, lui invece è in comunione col demonio. Quindi avrai grossi problemi con il suo papà spirituale un domani se ti sposi con lui. Quindi avrai problemi, come diceva una volta un predicatore, con tuo suocero, ma suocero inteso come suocero spirituale. E quindi questo ti renderà la vita difficile e ti creerà tantissimi problemi. Perché alla fine non succede mai che è la persona, o comunque in casi molto rari, che è la persona credente dice poi lo trascino, lo porto io al Signore, intanto ci sposiamo che lui non crede. Succede 90 su 100 che è l'altro che trascina la persona dall'altra parte, oppure se non ci riesce si arriva inevitabilmente alla rottura. Anche perché il matrimonio, per definizione come sacramento, non è l'unione di due persone ma di tre. È il marito con la moglie e in mezzo Gesù che li tiene uniti. Ma se non c'è Gesù che li tiene uniti perché uno dei due non ci crede, a quel punto il matrimonio parte già inficiato alla base. E quindi si può facilmente pensare che in un tempo X, che può essere breve o anche a medio termine, alla fine, non essendo una casa costruita sulla roccia ma sulla sabbia, tutto franerà e quindi tutto andrà a finire male. Altro punto, cosa si può fare o non si può fare durante il fidanzamento? Altra cosa su cui tante volte non ci hanno istruito, a tutti i livelli, non solo parlo dei genitori ma anche a livello, ahimè, di educatori, catechisti e quant'altro. Oppure ci sono state date delle informazioni sbagliate, non corrette. Allora, per tagliare la testa al toro, a me piace molto essere pratico e conciso su queste cose, basta fare riferimento a San Giovanni Paolo II. Quando gli hanno chiesto, Santo Padre, cos'è che è lecito e non è lecito fare durante il tempo di fidanzamento, prima che ci sposiamo, premesso che comunque c'è anche una castità nel matrimonio, ovviamente. E lui ha risposto con una frase sibillina, corta, che ti dice tutto, senza tanti sbrodoli. E cioè lui ha detto, voi potete fare qualunque cosa che non vi crei vergogna, sapendo di farla davanti a vostra madre. Metti in pratica questo e hai capito cosa puoi fare e non puoi fare. Tu pensa di avere tua madre, tu ragazza, tu ragazzo, davanti, e pensa se ti vergogneresti a fare una cosa X davanti a tua madre o alla madre del tuo fidanzato o la tua fidanzata. Se provi vergogna vuol dire che è una cosa che non è lecita moralmente in tempo di fidanzamento. Ovviamente abbracciare lo puoi fare, sì, prendere per mano, sì, un bacio casto sulla fronte o sulla guancia, sì, altre cose ho dei dubbi, perché cominceresti a sentirti a disagio. Se ti vergogneresti, ti sentiresti a disagio, quello è il campanello che ti fa dire quella cosa non va bene. Questo l'ha detto San Giovanni Paolo II, con una frase ha tagliato la testa al toro senza fare tanti discorsi, elucubrazioni mentali, eccetera. Ecco, ricordiamoci che i peccati che si commettono durante il fidanzamento attirano maledizioni di Dio sulla futura famiglia, se sempre che la persona ovviamente non chieda perdono e non si converta prima, è ovvio questo, no? Quindi è importante, insomma, coltivare la castità, la purezza prematrimoniale, non fare fidanzamenti troppo lunghi, in quanto poi possono diventare alla lunga pericolosi, perché forieri o causa anche di azioni sbagliate, di danni morali. Teniamo conto anche di un'altra cosa, per capire quanto è importante anche il tempo di fidanzamento e utile anche che precede il matrimonio. Allora, mi riferisco sempre a Padre Pio. Quando andiamo su Padre Pio siamo tutti d'accordo, perché nessuno osa dubitare su quello che lui diceva o faceva, no? Quindi credo che nessuno abbia niente da dire su di lui. Allora, andavano diverse coppie di giovani da lui
e molti volevano presentargli il ragazzo o la ragazza, chiedendo anche di poter essere benedetti, di ricevere una benedizione. Bene, usava che Padre Pio, appena li riceveva, la prima cosa che chiedeva a lui o a lei era: dove vi siete incontrati? Se loro rispondevano, lì siamo vicino al Gargano, no? Quindi spiaggia, Puglia, eccetera. Se loro rispondevano in spiaggia oppure in un locale da ballo, appena gli veniva risposto una di queste due cose, lui a priori diceva: non è quella la persona giusta per te e non vi benedico, e li congedava. Basta, appunto, mi fermo qua. Libri utili per coltivare la purezza durante il fidanzamento, a livello prematrimoniale o anche nel matrimonio, ce ne sono, sì, ce ne sono diversi. Ne cito uno in particolare, di San Giovanni Paolo II, che è la teologia del corpo. San Giovanni Paolo II ha proprio scritto su quella che è proprio la teologia del corpo, dell'amore fisico, ed è un capolavoro che lui ha scritto, che ci ha lasciato in eredità. Rispetto sempre alla sfera, diciamo, dell'affettività e della sessualità, passando proprio alla genitalità, quindi al rapporto sessuale fisico, mi ricordo e mi ricorderò sempre, ecco, cioè mi è rimasto inciso una frase, ecco, che un predicatore cattolico un giorno pronunciò durante un'evangelizzazione di gruppo, di massa, veramente un uomo santo, tra l'altro un laico, non un sacerdote, qualche decennio fa, io ero giovane, che disse testualmente che quando una coppia di sposi cristiani, sacramentalmente sposati, ha un rapporto sessuale, lo Spirito Santo dovrebbe cantare. È una frase che ti fa pensare, però se ci pensiamo è vera. Perché la persona lì per lì rimane un po' stordita, ci pensa, qualcuno magari ride sotto i baffi, qualcun altro dice mi stai esagerando, eccetera. Perché? Perché c'è sempre quella sporcizia e quell'insudiciamento del diavolo rispetto alla sessualità, trasmesso ormai da tantissimo tempo, che è venuto anche a toccare noi cristiani e a farci pensare che la sessualità nel suo esercizio sia qualcosa sempre di sporco, sistematicamente di sporco. Quindi pensare che lo Spirito Santo possa cantare ti sembra una cosa, ma mi sembra, sì, vabbè, tutto, ma è esagerato. In realtà no, perché uno gli verrebbe da dire: cosa c'entra lo Spirito Santo? Come cosa c'entra? È quello che ti unisce all'altra persona, cioè è lui l'artefice anche del tuo matrimonio, quindi lui c'è in mezzo. Quindi se la sessualità è una cosa pulita, come è pulito lo Spirito Santo, non ci dovrebbe essere niente di strano. Il rapporto fisico dovrebbe essere la ciliegina sulla torta e non la torta, come il mondo lo fa diventare. Si parte dalla comunione spirituale, per quello dicevo comunione tra sposi che hanno già scelto Cristo nella loro vita, entrambi, la comunione delle anime, cioè a livello emozionale, sentimentale, caratteriale, intellettuale, per arrivare poi alla comunione dei corpi. È logica la cosa: comunione degli spiriti, comunione delle anime o psiche e comunione dei corpi, ciliegina sulla torta. Ma ci deve essere la torta prima, che è la comunione spirituale e delle anime, quella fisica dei corpi è la ciliegina, e il mondo, ribadisco, ha fatto diventare il tutto la torta, cioè il rapporto fisico usa e getta. Una cosa importante che dovrebbe essere insegnata anche con l'esempio ai nostri figli è questa: il segreto per la felicità o per la gioia, meglio, nella coppia qual è? Il segreto è questo: quando ciascun coniuge mette Dio al primo posto, non il suo coniuge al primo posto nella propria vita, quello è il segreto per poter amare al massimo con l'amore di Dio il proprio coniuge, quindi in maniera gratuita, incondizionata, eccetera, sia il proprio coniuge che i propri figli, e quello è il modo per farlo sentire amato e per creare il massimo della gioia dentro la coppia. Quindi paradossalmente il massimo della gioia ci sarà nel momento in cui ciascuno dei due dà a Dio il primo posto nella propria giornata, per poter fare il pieno di amore di Spirito Santo con cui puoi amare il proprio coniuge, quindi amarlo alla maniera di Dio e farlo star bene. Quindi
invece di mettere il coniuge al primo posto e amarlo con l'amore umano, metto Dio, mi riempio di Dio, divengo come un transfert tramite il quale l'amore di Dio tramite me giunge al coniuge, lui si sente amato nella maniera migliore possibile, cioè, ripeto, incondizionata, gratuita, come ama Dio noi, e questo è il segreto per fare stare in piedi la coppia. Qual è poi, quali altre considerazioni possiamo fare? Allora, volevo citare brevemente, rapidamente, quelli che sono alcuni documenti della Chiesa che possono essere consultabili, anzi utili, raccomandabili, in cui si spiega l'importanza che hanno i genitori rispetto all'educazione dei figli e in particolare riguardo all'educazione, all'affettività e alla sessualità. E ci sono alcuni documenti in particolare, ecco, cito il primo, Orientamenti educativi sull'amore umano, che è stato scritto dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, in cui viene ribadito questo concetto della importanza e della priorità che hanno i genitori rispetto a tutti nell'educare i propri figli anche dal lato della sessualità. Poi un altro documento del Magistero della Chiesa si intitola Maschio e femmina li creò, questo è più recente, della Congregazione per l'Educazione Cattolica. E ce n'è un altro ancora, che è la famosa Familiaris Consortio, esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II sui compiti della famiglia cristiana, quindi di materiale volendo ce n'è. Ecco, teniamo anche presente un concetto molto importante, che è questo: il Concilio Vaticano II, teniamo ben presente, che ha riconosciuto che gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onorabili e degni. È scritto proprio virgolettato: gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onorabili e degni, preso dalla Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel Mondo Contemporaneo numero 49. Quindi è stato sancito anche dal Magistero della Chiesa. Ovviamente l'atto è atto, ma lì è il modo in cui uno lo esplicita, e anche la purezza d'animo con la quale lo si esegue, sono gli intenti, il modo. In maniera pura è una cosa onorabile e degna. Ah, poi c'è un altro aspetto che sarebbe utile sottolineare. Allora, leggo una dichiarazione fatta dai professori delle facoltà di medicina dell'Università di Oslo del 1990, quindi 34 anni fa. Hanno scritto testualmente: ciò che da diverse persone è stato recentemente affermato, quindi lo si diceva già a suo tempo, ma questa cosa ancora torna oggi, quindi ciò che da diverse persone è stato recentemente affermato anche nella stampa e in pubbliche riunioni, cioè che la totale continenza nuoce alla salute, dagli esperimenti da noi fatti, dicono questi professori, risulta assolutamente falso. Non si conosce nessun caso di malattia o di deperimento che sia da attribuire ad una condotta di vita perfettamente pura e morale. Questo lo hanno dichiarato dei professori della facoltà di medicina di Oslo 34 anni fa. Perché adesso c'è anche quell'onda di pensiero che viene diffusa, per la quale si dice che praticare l'immoralità a livello sessuale fa bene per la prostata, ti aiuta. Ecco, in realtà dati certi che possono avvalorare questa cosa non ce ne sono, e aggiungo io, non ce ne saranno mai. Perché a quel punto, allora, chi pratica la castità totale come i sacerdoti, non credo che il Signore li abbia condannati in questo modo a sviluppare delle malattie. Quindi queste sono delle falsità e degli inganni. Quindi prove certe nemmeno a tutt'oggi ci sono, perché leggevo proprio recentemente che dei ricercatori dicevano che gli studi, alcuni hanno dato certi risultati, altri i risultati sono il contrario, quindi risultati definitivi non ce ne sono ad oggi, e quindi non si può dire, non si può generalizzare che le cose stiano così, ma quei professori hanno detto la verità, perché hanno detto proprio che non è così.
Allora, per quanto riguarda l'educazione o la formazione all'affettività e alla sessualità dei nostri figli, dei bambini, come parlarne, quando parlarne e che cosa dire? Innanzitutto bisogna sottolineare che i bambini sono molto sensibili al pudore. La moda di oggi tende a banalizzare la nudità. Sono proprio i bambini che reclamano quello che i genitori non insegnano più, un po' di pudore. Per un bambino è sempre uno shock vedere i genitali nudi dei propri genitori. La nudità dei genitori non è mai banale per i bambini, mai. E per tanti motivi anche psicologici, ecco che non sto qui a dire, ma anche a livello spirituale. Dunque papà e mamma, che girano in costumi adamitici, quindi nudi o seminudi in casa, non stanno rispettando, ma aggiungo io, stanno violando quella che è, diciamo, lo spirito e l'anima dei propri figli. Questa è la verità. Allora, quali criteri seguire quando parliamo ai nostri figli? Sempre in quella fascia, dai 3-4 anni ai 12 o agli 11, insomma, ecco. Primo criterio, parlare con gradualità. Tenere presente, come abbiamo detto, il livello di sviluppo psicologico raggiunto dal figlio, di sensibilità. Dire tutto e subito è sbagliato, è una forma di violenza. Ognuno ha bisogno di risposte particolari, personalizzate, sartoriali, tagliate su misura. Parlare di sessualità è compito che spetta in primo luogo, lo ribadiamo, ai genitori. L'educazione sessuale non deve consistere in una fredda istruzione impartita a tavolino, è ovvio questo. Secondo criterio, parliamo con verità. Se il bambino scopre di essere stato ingannato, non ci crederà più, cioè non crederà più a noi genitori. Per cui la verità va sì detta, ma con gradualità, in maniera tale da poter essere poi successivamente, con la crescita del bambino, ampliata, ma mai smentita o ritrattata, perché poi non ci crederanno più. Alcuni ritengono che sia bene usare subito le parole scientificamente corrette, per esempio per denominare i genitali. Altri dicono che invece fino ai 7-8 anni di età si possono usare, volendo, anche i vezzeggiativi, il pisellino, la patatina, insomma queste cose qua. Però dagli 8 anni in poi consigliano di cominciare a parlare con i termini scientificamente corretti, perché dagli 8 anni in poi è opportuna questa cosa. Alcuni dicono che si può anche, ma io non sono d'accordo, raccontare la favola della cicogna, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me sarebbe molto più opportuno invece cominciare a dire al bambino: tu sei nato dal pensiero, dalla volontà di Dio Padre, del tuo papà celeste, e sei venuto al mondo perché lui ti ha pensato da sempre. E poi da lì poi agganciarsi e un po' alla volta spiegare che ci sono stati i genitori, che si sono voluti bene, eccetera, eccetera, eccetera. Però piuttosto, diciamo, cioè, non capisco il motivo per cui utilizzare delle favole quando invece tu, dicendo la verità, che è Dio che ti ha sempre pensato, voluto, amato, desiderato e poi ti ha fatto venire al mondo, perché comunque lo spirito ce l'ha dato lui, l'abbiamo detto la volta scorsa, e quindi Dio ha veramente, come Adamo ed Eva anche nel nostro caso, è colui che più di ogni altro ha fatto sì che noi venissimo creati dopo il concepimento biologico, anzi simultaneamente al concepimento biologico. Ecco, è importante che questo il bambino lo sappia, perché se gli entra nella fascia 0-12 lui farà proprio queste verità, perché ci crede ciecamente a noi, si fida di noi, quindi quello che noi diciamo per lui, tra virgolette, è legge. Quindi l'importanza di dire cose corrette, giuste, sane, vere, veritiere, bibliche, perché se gli entrano dentro a quest'età veramente è come scolpire la roccia, e poi gli rimarrà per tutta la vita. Parliamo al bambino con garbo, con delicatezza, con buon gusto, nei momenti in cui siamo magari a tavola, nell'intimità, nella cameretta, nella sua stanza, in maniera semplice, e in questa maniera noi potremo essere superiori a qualunque insegnante, a qualunque libro, anche il più aggiornato e il più illustrato. Se il bambino ci farà una domanda esplicita, bisognerà rispondergli, perché per non inculcare nel piccolo il sospetto che vi siano delle cose vergognose, cosa che non è la sessualità. E se invece il bambino non domanda mai, allora con molto tatto noi faremo in modo da provocare la domanda in lui, cercando l'occasione propizia, che potrà essere l'incontro per strada con una donna incinta, l'attesa del fratellino, la nascita di un bambino nella casa di fronte, eccetera, eccetera, eccetera. Il genitore attento si accorge da come il figlio si comporta in questi casi, dalle parole che usa, dall'insistenza, se è il momento di dire e quanto dire. Ecco, con i tempi che corrono conviene, anche se può rappresentare un rischio, cercare di arrivare un po' prima in anticipo
piuttosto che giungere in ritardo rispetto al mondo. Però questo non deve significare che vado a dire delle cose a 7-8 anni che il bambino non può recepire, perché gli farai un danno. Certo è che genitori che parlano alla figlia delle mestruazioni quando arriva il menarca, anche no, nel senso dovresti prepararla un po' prima, ecco, prima che arrivi la prima mestruazione. Così per fare un esempio molto banale, ecco. Va anche detto che ancora oggi, nonostante le molte informazioni di televisione, pubblicità, della stampa, resta tanta ignoranza sul sesso. Pensate che fino a un tot di anni fa il 2% degli adolescenti riteneva che si potesse rimanere incinta con un bacio. Altre sono rimaste convinte per tanto tempo che durante il primo rapporto sessuale loro non potessero rimanere incinta. E guarda caso è altissima la percentuale di gravidanze non volute che si verificano proprio in questa occasione e che ahimè poi esitano in aborti volontari. Qualche anno fa una ragazza scriveva su una rivista, ma parliamo in realtà di forse qualche decennio fa, chiedeva: è possibile che una ragazza che ha subito una violenza all'età di 6-7 anni, quando poi si svilupperà a 13 anni, rimanga incinta a causa di quella violenza? Cioè domande e fantasie di questo tipo, che denunciano una forte ignoranza. Il periodo migliore per parlare, abbiamo detto, di solito è tra i 3-4 anni fino agli 11-12, e in questa fase infatti il fanciullo crede pienamente ai genitori, ha fiducia in loro, tutto quello che loro dicono è naturale ed è accettabile. Pertanto verso gli 11-12 anni l'informazione sessuale dovrebbe essere pressoché completa, ovviamente compatibilmente, anche perché poi la insegnano anche a scuola, l'anatomia e la fisiologia, ma compatibilmente sempre con l'età. Che cosa dire? Dire la verità non si sbaglia mai, però detta nei modi giusti. Molte persone, molti genitori, noi siamo imbarazzati, questo è il problema. Se il bambino dice dove ero prima di nascere, allora devi sapergli rispondere, devi dire eri qui in un posticino tutto per te, dice la mamma, come in una casetta. Le mamme si portano i bimbi in una casetta dentro il loro corpo prima della nascita, evitare di utilizzare il termine pancia, perché se gli parli di pancia, nella pancia c'è anche l'intestino, lo stomaco, allora il bambino nella sua fantasia potrebbe dire: ma come, c'è il fratellino nella tua pancia, ma allora quando mangi, bevi la Coca-Cola, mangi la pasta asciutta, cosa succede? Si mescola il bambino con la pasta asciutta, la Coca-Cola. Quindi ecco, bisogna stare attenti, perché lui ovviamente non può capire. Però, per esempio, chi mi ha fatto nascere, questa è un'occasione per dire: se nato da papà e da me, ci siamo voluti bene, ci siamo sposati, col sacramento del matrimonio, poi il papà mi ha dato un semino, lui ha fecondato il mio ovetto e alla fine sei nato tu e ti ho portato 9 mesi dentro di me in una stanza apposita, tra virgolette. Ecco, quindi spiegare che quando il papà e la mamma si sono sposati volevano stare insieme, dormire insieme, stare vicini, queste cose il bambino le capisce, perché il linguaggio fisico è molto comune ai bambini e anche loro amano le coccole, i gesti affettuosi, stare nel lettone con i genitori, quindi queste cose qua le recepiscono con estrema facilità. E far sempre capire che la sessualità è sempre legata alla sfera dei sentimenti, non è scissa da essi. Poi il bambino domanderà da dove sono uscito, allora la mamma dovrà cercare, lo potrà fare anche con un disegno, con una bambola, fargli capire da dove è uscito, come si chiama, tutto il resto. E poi fare spiegare, cioè non fare spiegare, spiegare al figlio e alla figlia la differenza tra il maschietto e la femminuccia, anche dal punto di vista genitale. Far capire che i maschietti hanno quel determinato tipo di genitale e le femmine hanno quell'altro. Questo è quanto mai importante, per quanto possa sembrare banale, perché la controinformazione invece gli insegna che anche se tu non è detto che tu sia un bambino, potresti sentire di essere qualcosa di diverso, e lì parte l'insinuazione del dubbio, che poi ha degli effetti che sono devastanti, con bambini che a 4-5 anni dicono: io mi sento del sesso opposto, papà, mamma, fatemi la terapia ormonale o portatemi dal chirurgo perché voglio cambiare sesso. A quell'età lì, sotto i 6, negli Stati Uniti succede abbastanza frequentemente, e vanno nelle stesse cliniche di Planned Parenthood dove si fanno gli aborti, sono gli stessi che fanno i trattamenti ormonali per il cambio di sesso. Importante da parte dei genitori di accettare sempre il sesso del figlio, perché il figlio respira se viene accettato o rifiutato per il sesso che ha. Attenzione, perché non rispettare il sesso del bambino o della bambina può avere conseguenze gravissime, come ad esempio l'omosessualità, che potrebbe, non è l'unica causa, ma però partire da lì, dalla non accettazione.
Il bambino tenderà a far felice il genitore vestendosi o atteggiandosi come una persona di sesso opposto, quindi se è un bambino sta sempre con le bambine, si atteggia da bambina, gioca con le bambine, ma poi dopo chiaramente facendo così si sente attratto dai bambini, attenzione perché poi i bambini in realtà sono quelli che hanno biologicamente il suo stesso sesso, quindi si rischia di cadere nell'omosessualità. Mettiamo all'infanzia sempre il calmiere delle continue richieste, quindi mi raccomando, non dobbiamo soddisfare tutti i desideri che hanno, perché poi il rischio che si pagherà qual è? Quello di finire anche per esempio i rapporti sessuali precoci, della serie tutto subito, droghe, alcol, dipendenze comportamentali, eccetera. Perfino Freud, rispetto al vivere la propria sessualità in maniera corretta, diceva: buttate un pallone in un gruppo di bambine e in un gruppo di bambini. Le prime lo giocheranno con le mani spontaneamente, i secondi, cioè i bambini, con i piedi, senza che nessuno gliel'abbia chiesto. Quindi vuol dire che delle differenze ci sono e, come abbiamo detto la volta scorsa, ci sono già a livello genetico, biologico, ormonale e cerebrale. C'è poco da fare. Vivendo però noi stessi come genitori appieno la nostra sessualità, la nostra mascolinità e femminilità, aiuteremo il figlio a formare la propria sessualità in maniera chiara a livello psicofisico. Evitiamo sempre di lasciare al figlio di tenere la televisione nella propria stanza, mai questo, e cerchiamo di essere noi per primi, ripeto, i modelli di identità sessuale corretta da cui i nostri figli possono attingere, e soprattutto cerchiamo come genitori di dimostrarci affetto gli uni gli altri, a parole, ad azioni, a gesti, fisicamente, in una maniera pulita e visibile ai figli, perché più loro vedono questo, più loro saranno felici, appagati anche loro, e più crederanno in futuro nel matrimonio. Quelli che invece non hanno visto questo, poi sono quelli che già in età precoce dicono: non mi sposerò mai, perché se i miei genitori sono stati così, io non voglio avere la stessa vita infernale che hanno avuto loro. Ecco, per cui è molto importante poi il discorso della castità che abbiamo già detto. C'è una frase molto bella che dice: aspettate, dice la castità, rinunciate oggi, avrete molto di più domani. Il fatto di bruciare tutte le tappe e avere rapporti precoci di fatto non fa altro che invecchiare a livello psicofisico, spirituale, mentalmente, ti fa regredire e avvilire in una fase della vita in cui non sei neanche sviluppato e maturo per poter avere quel tipo di relazioni. Rischi di bruciare tutto, di buttare via tutto. Non è la forza del sesso, ma quella dell'amore che fa crescere il mondo. Però perché questo succeda bisogna avere, come già detto, mente pulita, occhi puliti e lingua pulita. Termino rapidissimamente e dopo vi ringrazio e vi saluto. Quelle che sono alcune estrapolate dal Siracide delle benedizioni che il Signore dà a coloro che onorano il Padre. Mi riferisco a Siracide 3:1-16. Allora, innanzitutto dice: il Padre sia onorato dai figli. Chi onora il padre espia i peccati, avrà gioia dai propri figli, sarà esaudito nel giorno della sua preghiera, vivrà a lungo. Onora tuo padre e scenda su di te la sua benedizione. Soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita, anche se perdessi il senno, compatiscilo e non disprezzarlo. La pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. Quindi vuol dire proprio sconto delle pene in purgatorio. Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te, come fa il calore sulla brina, si scioglieranno i tuoi peccati. Ultimo versetto, il 16. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta la madre è maledetto dal Signore. Io ho concluso, sia lodato Gesù Cristo. We'll be right back.